mangiano insalate e finiscono in ospedale, due donne avvelenate. Tentato furto nel camping, 4 arresti. Vendono pesce in strada, 10.000 euro di multa. PUC Battipaglia, atteso per fine luglio. Accoglienza stranieri, le regole di Cariello. De Luca, Agropoli, riapro l'ospedale. Vice comandante di polizia di Battipaglia, in servizio anche ad Olevano. Face Night 2015, tra i premiati anche Gigi Squillante. Ieri pomeriggio madre e figlia di Battipaglia sono finite in ospedale con dolori atroci allo stomaco e un vomito insistente. Le due donne a pranzo avevano mangiato un'insalata di bacche. Due ore dopo si sono sentite male, sindrome da avvelenamento e la diagnosi dei medici. All'ospedale di Eboli i sanitari hanno avviato subito una lavanda gastrica. Madre e figlia sono arrivate a bordo di un'ambulanza del 118. Accusavano gli stessi sintomi dopo aver mangiato la stessa insalata, avvelenata da bacche e da fiori di ginestra. Gli ingredienti utilizzati dalle due donne hanno stupito i sanitari, causando l'evidente avvelenamento. Per ora la prognosi è riservata, ma madre e figlia non sono in pericolo di vita. I carabinieri di Capaccio Scalo hanno tratto in arresto 4 persone provenienti dall'Interland napoletano. I 4, un uomo e 3 donne, si sono introdotti all'interno del camping Raggio Verde in via degli Americanini sul lungomare di Capaccio, rubando varie suppellettili del valore di circa 4.000 euro. Si tratta di Ciro Brancaccio, Maria Sacco, Barbara Colmaieri e Concetta De Marco. I ladri sono poi fuggiti a bordo di un'auto. Il titolare del campeggio li ha scoperti, ma è stato travolto dalla vettura sulla quale sono fuggiti i malviventi. Sulle loro tracce i carabinieri, che poco dopo li hanno intercettati e bloccati. L'autista dell'auto è accusato anche di rapina impropria per aver investito il proprietario del camping, che se la caverà con 3 giorni di prognosi. Il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Salerno ha intensificato i controlli volti alla tutela dei consumatori nel settore agroalimentare ed in particolare sulle modalità di conservazione, trasporto e vendita dei prodotti ittici. Numerose verifiche su strada e negli esercizi commerciali sono state effettuate dal Comando Stazione Forestale di Buccino per verificare la corretta osservanza delle norme di sicurezza alimentare imposte dall'Unione Europea in materia di trasporto di alimenti e di idoneità tecnico-sanitaria dei mezzi utilizzati, nonché sulla vendita dei prodotti ittici, che in questo periodo subisce un incremento notevole a causa della maggiore domanda di mercato. Nella vendita al dettaglio del pesce è stata verificata anche la presenza del cartello imposto con il decreto dal Ministro della Salute a garanzia dei consumatori rispetto al rischio di ingerire, insieme al pesce fresco non trattato termicamente, il parassita Anisakis. Dai controlli sono scaturite diverse sanzioni amministrative per un importo di oltre 10.000 euro. È entrato in vigore il piano territoriale di coordinamento provinciale approvato nel 2012 dalla provincia. Non avendo il comune di Battipaglia approvato il PUC nei tempi prestabiliti, la provincia è divenuta di diritto protagonista della disciplina urbanistica sul territorio battipagliese. Il presidente della commissione straordinaria, Gerlando Iorio, ha fatto sapere che entro la fine di luglio si organizzerà un incontro pubblico aperto all'intera cittadinanza per mostrare le linee guida approvate. Fino ad allora, ogni modifica urbanistica dipenderà unicamente da ciò che è scritto nel piano territoriale provinciale, dove ad esempio sono ancora previsti 1.600 appartamenti sulla fascia costiera in zona Versana. Un censimento di stranieri e rispetto delle regole sono gli obiettivi stabiliti nell'incontro tra Massimo Cariello e Dana Costantinescu. Il sindaco e l'ambasciatrice della Romania in Italia hanno discusso ieri mattina per oltre un'ora di disagi e criticità che gli stranieri provenienti da Bucarest e altre città danubiane incontrano in alcuni rioni ebolitani. Ha partecipato Lazzaro Lezza, assessore alle politiche sociali. Cariello spiega: con l'ambasciatrice romena abbiamo un obiettivo comune, creare un percorso di collaborazione e integrazione degli stranieri che vivono in città. Il sindaco e l'ambasciatrice romena si rivedranno a breve per verificare eventuali progressi o altre criticità. Cariello ha confermato che il rispetto delle regole per tutti è il primo passaggio per un processo di integrazione. La Piana del Sele, con i suoi 10.000 extracomunitari e altre migliaia di stranieri provenienti dall'Europa dell'Est, è un'area del Sud Italia con il maggior flusso di migranti. Cariello ha auspicato, in primis, un monitoraggio del territorio per conoscere il numero esatto di migranti presenti ad Eboli. L'obiettivo è creare una
convivenza civile tra italiani e romeni. Ieri mattina, intanto, il sindaco ha conferito la delega per la gestione del patrimonio comunale all'ingegnere Parente. Il comandante dei vigili urbani, Cosimo Polito, potrà concentrarsi su sicurezza pubblica e carenza di personale, i nodi più asfittici per il comando di Via Nazionale. A Polito anche il servizio alla protezione civile e quello di Energy Manager. Emergenza ospedali in Cilento. Diventa più concreta la possibilità di riapertura dell'ospedale di Agropoli. Ad annunciarlo è lo stesso neogovernatore, che dopo la morte della donna colpita da un malore nel corso della notte blu e deceduta durante il trasporto al nosocomio di Battipaglia, solo ultimo di una serie di episodi che hanno messo a nudo l'emergenza delle strutture sanitarie della fascia costiera sud di Salerno, ha dato mandato agli uffici dell'assessorato alla sanità di verificare la possibilità di reinserire l'ospedale agropolese nella rete di emergenza. Ieri mattina, nel frattempo, anche il sindaco del comune cilentano, Franco Alfieri, è stato avvistato a Palazzo Santa Lucia, dove ha tenuto un incontro con il governatore sul caso ospedale. Da ieri il vicecomandante della Polizia Municipale di Battipaglia, Gerardo Iuliano, esercita anche le funzioni di comandante della Polizia Locale di Olevano sul Tusciano. La commissione straordinaria lo ha autorizzato a occupare la posizione di comando per 18 ore settimanali. L'iniziativa rientra in un'operazione di più ampia portata, che è la definizione della forma associativa dei caschi bianchi di Battipaglia, Olevano e Acerno. L'idea, a lungo termine, è quella di confederare gli agenti di Polizia Municipale dei tre comuni limitrofi. Iuliano, tuttavia, resta al servizio del comune di Battipaglia. Scritte a LED, spettacolari videoclip, musica di qualità, performer internazionali, fuochi d'artificio, cocktail suntuosi, fontane di fuoco, tanta creatività e tantissima emozione tra i talenti della notte in gara. Questo e altro è stato l'evento di chiusura della quarta edizione di Phase Night 2015, la manifestazione che incorona i migliori e più seguiti professionisti e creativi delle vibranti notti partenopee. Il gran gala di premiazione si è tenuto nella splendida location del Panorama Beach Club di Bacoli. Sono stati assegnati anche i premi speciali dedicati a chi sviluppato e ha sostenuto, arricchito e raccontato il mondo della notte. Tra questi, un premio prestigioso per la categoria DJ Story è andato a Gigi Squillante.